Et on ne lutte pas à armes égales contre un colosse tel que le mont Etna. Quand le magma est en surface, tout peut arriver. C'est le cas de l'Etna, tout peut arriver. Le changement de dynamisme de l'éruption peut être instantané. Et ça, on ne sait pas vraiment prévoir. À tout moment, un réveil dévastateur peut transformer Catane en véritable champ de ruines. En 1669, des coulées de lave ont rejoint la mer en détruisant une dizaine de villages, avant d'atteindre plus tard les murailles de la ville. Taziev s'indignait déjà de l'inconscience d'habiter à proximité d'une telle cocotte minute. Les volcans, c'est pas ça pour eux, c'est pas des parcs d'attraction pour Taziev. Il ne cessait de vituperer contre le bétonnage de l'Etna. Des fois, il était ravi à l'Etna que le volcan détruise ses horreurs. Il ne faisait pas que des amis non plus en Sicile avec de tels propos. Il professor Harun Taziev è stato uno dei padri della vulcanologia e ancora oggi dalle nostre parti è molto, come dire, apprezzata la sua attività, la sua opera. Ha contribuito a fare in modo che a Catania ci fosse un istituto internazionale di vulcanologia, oggi istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ma soprattutto ci ha insegnato, come si fa normalmente in tutti i posti del mondo, che come geologi abbiamo il dovere di raccontare la verità sulle evoluzioni dei fenomeni naturali. L'importante è far comprendere ai ragazzi che non è sempre come si pensa una forza distruttrice, quindi negativa, ma è una forza anche e soprattutto costruttiva. Noi dobbiamo ringraziare i vulcani se esistiamo, perché l'ossigeno che noi respiriamo e l'aria e l'acqua con la quale noi viviamo sono sostanzialmente uno dei componenti della biosfera che è continuamente prodotto dai vulcani.